Torna Riflessioni sul futuro, organizzato, promosso dalla Bayer in collaborazione con Milano24orenews.it, il magazine di Milano, ma che ora diventa anche nazionale. Insomma, un altro appuntamento culturale. La domanda che i giovani degli istituti superiori di Milano fanno oggi ai personaggi famosi qual è? È quello della cultura. La cultura fa vivere, o meglio, la cultura si può vivere? E adesso questo sarà un bel interrogativo per tutti gli invitati, sì, perché non solo gli studenti ma anche il numeroso pubblico che in questi 5 appuntamenti hanno accompagnato questi convegni hanno fatto domande molto interessanti proprio a questi personaggi. Elenchiamo i personaggi presenti oggi in questa cornice stupenda, il cuore dell'arte di Milano, la Pinacoteca di Brera, edificio storico addirittura risalente al 1200, è un edificio che raccoglie veramente la cultura in tutti i modi, anche gli studenti che ovviamente si affacciano al mondo del lavoro e quindi al futuro. Ma andiamo appunto, come ho detto, agli ospiti. Oggi saranno presenti appunto nell'aula napoleonica, l'aula magna della Pinacoteca di Brera di Milano, Alessandra Filippi, che è la presidente della Fondazione Città Nascosta di Milano, l'associazione culturale senza scopo di lucro, nata nel 2010 con ben 2000 associati. Lo scopo di questa associazione è una cosa interessantissima, ovvero avere l'obiettivo di far riscoprire Milano e tutti i suoi tesori nascosti. Quindi informatevi proprio su questa associazione, la Fondazione Città Nascosta di Milano. Poi c'è Marcella Logli, direttore Corporate Social Responsibility della Telecom Italia, anche lei milanese di nascita, quindi presente a questo convegno con tanto entusiasmo e darà anche lei il suo apporto. Poi abbiamo Franco Marocco, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera, quindi il padrone di casa che ci illustrerà insomma se veramente di cultura si vive. Avremo anche Domenico Piraina, il direttore di Palazzo Reale e Musei Scientifici di Milano, quindi un omologo del dottor Marocco, anche lui ci donerà la sua esperienza, donerà le sue risposte appunto agli studenti degli istituti superiori. E poi abbiamo un personaggio famosissimo, conosciuto al grande pubblico, ovvero il professor Stefano Zecchi, professore ordinario di estetica presso l'Università Statale di Milano. Insomma, tanti ospiti interessanti che potranno dare la loro esperienza, dire la loro esperienza sul mondo del lavoro, ma sul mondo della cultura. Allora seguitemi e seguiamo appunto questo convegno, se di cultura veramente si vive. Eccoci qui nell'aula napoleonica, l'aula magna della Pinacoteca di Brera, con un personaggio ormai straconosciuto, ma straconosciuto perché soprattutto intellettuale. E lei, professor Zecchi, mi sa che è una di quelle persone che con la cultura vive. Eh beh sì, per fortuna ancora ce la faccio. E poi devo dire che qui ritorno con una certa emozione, mi si lasci, perché io sono stato per 8 anni presidente del consiglio d'amministrazione di Brera, quindi so cosa significa vivere tra gli artisti e chi vorrebbe diventarlo, e quindi vivere di cultura. Oltre alla cultura di per sé, per gli studenti che poi vi interrogheranno durante il convegno, volevamo capire anche le stesse istituzioni che devono preservare la cultura, quindi enti oppure associazioni, anche appunto come la Pinacoteca di Brera, perché non funzionano? Perché non c'è la persona giusta al posto giusto o per qualche altro motivo? Che le persone giuste al posto giusto ci debbano stare, questo è un dato di fatto. Spesso ci sono incompetenze che purtroppo diventano letali per la gestione della cosa pubblica e del patrimonio artistico. Poi si sa che i quattrini sono pochi, talvolta sono anche spesi male. E qui a Brera abbiamo una situazione molto particolare, cioè io quando ero qui presidente avrei voluto dislocare la parte didattica
alla Bovisa accanto al Politecnico. Non si è riusciti a fare perché ci è stato il rifiuto dei professori, anche con motivazioni che posso comprendere. Dislocare una parte così storica, significativa dell'Accademia poteva essere un dolore, però questo avrebbe consentito qui di aprire degli spazi di tipo espositivo e dall'altra parte, cioè nella nuova Accademia, avere degli spazi più funzionali, più adeguati alla didattica. Qui, come vede, sono situazioni abbastanza critiche. Ultima domanda, poi la lascio. Lei ha un antidoto, una soluzione per il momento italiano? Non parliamo del momento economico, che è una cosa, è il momento proprio culturale. Esiste secondo lei una soluzione? O magari possiamo guardare altri paesi, imitare altri paesi? Faccio l'esempio la Francia, perché noi prendiamo sempre i nostri cugini d'Oltralpe come esempio. Forse noi, avendo pure un grandissimo patrimonio artistico, non riusciamo a sfruttarlo proprio come i francesi, ma c'è una medicina? Sì, c'è una medicina, ed è quella di legare in modo virtuoso il turismo alla cultura. Adesso lei ha fatto una citazione perfetta. La Francia ha il doppio del turismo italiano, il doppio. E guadagna, credo, 4 volte rispetto a quello che guadagna l'Italia, pur avendo l'Italia, come ormai è noto a tutti, il patrimonio artistico più grande del mondo. Quindi se noi non riusciamo a capire il carattere imprenditoriale che ci può essere nell'attività turistica culturale, noi lasceremo sempre andare più a rotoli tutto il nostro patrimonio artistico e perderemo la risorsa economica che ci può dare il turismo. Quindi la vera medicina è quella di legare turismo a cultura, talvolta rinunciando a certi aspetti elitari della cultura e altre volte cercando di controllare, regolare il turismo in modo tale che non sia una specie di Vandea, ma che sia funzionale agli interessi del nostro paese, portando quelle risorse necessarie per far funzionare la cultura. Turismo e cultura con le persone giuste. Tra poco ci sarà l'Expo, non siamo pronti. Ma questo l'ha detto lei. Siamo qui con la dottoressa Marcella Logli, direttore corporate social responsibility di Telecom Italia. Telecom Italia, un'azienda protagonista anche all'interno della cultura, ma in che modo, la gente si chiede? Ma noi ovviamente proponiamo gli strumenti digitali per far sì che la cultura possa essere fruita non solo nei luoghi dove essa appare, ma anche in maniera più diffusa, e quindi non soltanto al pubblico del web, sia in Italia che all'estero. Questo in realtà permette non solo un ampliamento numerico della possibilità per i visitatori di vedere un qualche cosa online, mi riferisco per esempio ai concerti di musica classica e sinfonica, noi lavoriamo molto col Santa Cecilia, col Maestro Pappano, piuttosto che con il Museo Maxi per trasmettere mostre e conversazioni con gli artisti, piuttosto che nel mondo della letteratura abbiamo creato con gli editori La Terza un magazine online dedicato all'Europa. Ecco, quindi non solo la fruizione di arte, cultura, letteratura attraverso il web, ma soprattutto la possibilità di rendere più godibile questa esperienza, più ricca di contenuti, perché è chiaro che poter sapere la storia di un'opera prima, leggersi il libretto e avere il commento durante lo streaming online della guida che ti sta a dire esattamente come suona uno strumento piuttosto che come ha cantato il cantante, è un'esperienza che ti arricchisce piuttosto che altre cose. Quindi il tema è un po' questo: usare gli strumenti digitali per creare una cultura allargata, ma che sia divertente, godibile. Questo noi crediamo dai numeri, quindi sono pareri oggettivi, che purtroppo vede l'Italia indietro rispetto alle grandi città che hanno una grandissima offerta culturale, mi riferisco a Londra, Parigi, New York, però sappiamo che numericamente e quindi quantitativamente e qualitativamente l'Italia è prima
prima in assoluto, no? I suoi 3.600 musei, 5.000 siti storici, 49 siti dell'UNESCO. Ecco, quindi quantitativamente c'è un'offerta enorme, qualitativamente è probabilmente una delle più ampie, ma non c'è una corrispondenza di valorizzazione. Noi valorizziamo poco questo, i nostri turisti aumentano sì di poco, ma diminuiscono i turisti in ambito museale e nell'ambito delle mostre, quindi il turismo culturale non trova una offerta adeguata. Allora credo che l'utilizzo degli strumenti digitali possa assolutamente aumentare questo. Da una delle ultime ricerche noi siamo buoni ultimi, al 39esimo posto con i nostri uffizi, con Venezia, per quanto riguarda la fruizione su web delle nostre bellezze, fruizione su web che permette poi ovviamente ai turisti stranieri di arrivare preparati, di andare a vedersi la mostra e magari di comprarsi del merchandising anche online. Pensiamo che ci sono numeri che vanno dagli 8 milioni e 8 ai 7 milioni e 7 sul Metropolitan Museum piuttosto che sul Louvre. Ecco, noi ci aggiriamo sul 1 milione e 7 con appunto Uffizi e Venezia, quindi su questo credo che ci sia molto da lavorare, soprattutto per permettere ai giovani di avvicinare un discorso culturale, uno studio culturale a quello che è un nuovo linguaggio, a quelle che possono essere nuove professioni, per abilitare il connubio tra cultura e tecnologia a fronte dell'offerta di un nuovo prodotto e un nuovo servizio culturale, aumentato, integrato, più innovativo e soprattutto che attragga i giovani. Ce lo auguriamo molto, quindi ringraziamo il suo intervento e ringraziamo ovviamente Telecom Italia. Grazie a voi. Eccoci ancora con Alessandra Filippi, presidente della Fondazione Città Nascosta di Milano. Ecco, un convegno, quello di quest'oggi qui, nella splendida cornice della Pinacoteca di Brera, dove si è parlato di cultura. Ma di cultura si vive effettivamente a Milano, e Milano vive ancora di cultura come una volta, oppure l'ha un po' persa? Ma intanto cominciamo col dire che di cultura si può vivere, e io per esempio vivo di cultura, e diciamo anche che Milano vive sempre di più dal mio punto di vista di cultura, perché è una città che si sta attivando in questo senso, anche con nonostante mille difficoltà e mille ostacoli si sta attivando. E direi anche che con la cultura si mangia, contrariamente a quello che un nostro ministro dell'economia disse nel non lontanissimo 2010. Invece con la cultura si può mangiare, si deve mangiare, e non solo da un punto di vista, se vogliamo, spirituale, perché la conoscenza e la cultura, come si diceva in occasione di questo incontro di oggi, utilissimo, è un regalo che ci facciamo a tutti. Ma insomma, di cultura si mangia, perché e la rosa di possibilità che apre il campo del mondo culturale, dei beni culturali, è davvero infinito. In un paese come il nostro, in realtà, noi dovremmo proprio vivere di cultura e fare in modo che questo ventaglio di professioni e professionalità diventi sempre più importante nell'ambito di quelle che sono le possibilità per i giovani. Personalmente, per esempio, la realtà, quella di Città Nascosta, è una realtà che è iniziata in una dimensione piccolissima, un computer e una scrivania, e oggi intorno a lei invece ha coagulato non solo un numero enorme di partecipanti e di fedeli e assidui frequentatori le nostre attività, ma insomma sta dando lavoro a delle persone che lavorano e si dedicano all'attività e alla programmazione di tutti quelli che sono gli eventi, i calendari, le stagioni. Ma andiamo nello specifico, perché forse i nostri telespettatori, Fondazione Città Nascosta di Milano, cosa significa? Molti possono pensare che cosa c'è di nascosto a Milano, invece c'è molto di nascosto. Beh, Milano è la città più nascosta d'Italia, perché quasi tutti sono convinti che a Milano non solo non ci sia nulla, ma che Milano sia una città orrenda. In realtà è una fantastica commistione fra orrore e meraviglia.
famiglia. E Milano è una città che ha una storia favolosa, che pochi conoscono, dalla bellezza nascosta, come tutte le grandi signore. In realtà Milano non si mostra così come si potrebbe mostrare una cortigiana come Roma. Milano è una signora è una signora riservata, tra l'altro anche di una certa levatura, una signora colta, coltivata, elegante, sobria, che non ama mostrarsi. Si mostra a chi la ama e sa apprezzarla davvero. E poi, tra l'altro, avendo una storia millenaria, Milano in realtà ha tantissimi luoghi segreti e meravigliosi che possono essere scoperti. Lei mi ha detto anche di un libro di prossima uscita. Sì, c'è un libro che sta per uscire di Palombi, un editore di Roma, che fa parte di una collana che si chiama Le chiavi per aprire 99 luoghi segreti, e sarà il libro che svelerà tutti i 99 luoghi segreti di Milano. E quando dico segreti intendo dire proprio quei luoghi normalmente inaccessibili e chiusi al pubblico, cioè luoghi dove normalmente tu non puoi entrare. Il libro per la prima volta fornirà anche le chiavi per potervi accedere. Le chiavi non sono altro che un'indicazione che sarà contenuta per ogni luogo e che fornirà un numero di telefono, un indirizzo email, un sito, comunque un riferimento al quale rivolgersi per poter sperare un giorno di visitarli. Grazie allora dottoressa Filippi, in bocca al lupo. Grazie, grazie a voi. Ed infine eccoci con Carlo Kaufmann di Milano 24 Ore News, ma non solo, anche il promotore, l'ideatore di questi convegni, riflessioni sul futuro, scienza per una vita migliore. Kaufmann, tanto pubblico quest'oggi in uno splendido scenario come la Pinacoteca di Brera, poi nella Sala Magna, nella Sala Napoleonica. Ci saranno ulteriori incontri dove si batteranno invece su altri temi come la comunicazione, quello che ci sarà prossimamente, poi da qui fino a fine 2014 altri due appuntamenti. C'è tanto seguito e tanto entusiasmo soprattutto da parte dei giovani, ma anche da parte di chi partecipa. Abbiamo visto comunque il professor Zecchi molto interessato al tema di oggi. Sì, assolutamente così. Noi abbiamo organizzato questi incontri perché volevamo lanciare un po' una provocazione alla città di Milano e un po' volevamo che si promuovesse Milano 24 ore, quindi uscire dalle pagine del giornale per andare in mezzo alla gente. Abbiamo scelto degli argomenti che crediamo di un certo interesse, ne mancano ancora tre. Io sono particolarmente contento perché questa sera a discutere di cultura c'era gente che certamente di cultura ne capisce e diciamo hanno avuto delle risposte in cui forse quel punto di domanda di cultura si vive e si può togliere, e quindi resta il fatto che c'è questa possibilità. Naturalmente ci sono tantissime cose da fare e questo non ce lo possiamo nascondere. I prossimi due appuntamenti saranno sulla comunicazione, che sarà una cosa che riguarda direttamente anche voi, quindi come comunicavamo una volta, come comunichiamo oggi, cosa succederà domani, visto che tutti i giorni c'è qualche diavoleria nuova che investe questo tempo. E anche qui stiamo cercando di selezionare personaggi che vengano di spessore e che possano parlare di questo. Poi ci sarà la ricerca, ma con un taglio diverso, perché sarà un po' più frivolo forse. E saremo più sani e più belli, punto di domanda. E qui mi auguro di avere una grande azienda che si occupa di attrezzature per fitness, e poi ci sarà Evelina Flacchi probabilmente, ci sarà un chirurgo estetico, insomma tanti aspetti di come saremo più sani e più belli. Ci sarà anche la possibilità di capire come si fa prevenzione con una società che si occupa sostanzialmente di laboratori in cui si fanno esami e si fa prevenzione.
e finiremo con un classico che è quello di Expo 2015, e l'abbiamo denominato il mondo a tavola, perché questo vorrebbe essere la nostra voglia, cioè quella di mettere intorno al tavolo personaggi che interpretano culture e etnie assolutamente diverse, come succederà ad Expo. Speriamo che una piccola sorpresa si verifichi, io lo anticipo per voi, poi se non capiterà non mi screditerete con i vostri. La piccola sorpresa è che speriamo di avere a questo incontro Philippe Daverio, nominato proprio qualche giorno fa direttore del Museo del Duomo. Ma perché? Perché una sua vecchia trasmissione televisiva, lui in realtà riceveva a tavola i suoi ospiti e parlava d'arte, ma parlava anche del prodotto che aveva a tavola, del vino, della grappa, dopo, della porcellana che si mette a tavola. Ecco, la cultura della tavola sarebbe una cosa molto bella da inserire in questo discorso. Mi auguro che vada in porto. Ultima novità, non dimentichiamo Milano 24 ore News, non solo a Milano ma addirittura a livello nazionale. Tra poco partirà questo nuovo progetto editoriale, più pagine, anche perché c'è un inserto in più. Quale? Sì, dunque questo è una grande idea che speriamo si possa concretizzare. Il giornale dovrebbe andare intorno alle 100-120 pagine, quindi con un salto abbastanza importante. La parte, diciamo così, l'ultima parte del giornale, in fondo si chiamerà Italia da gustare e avrà un richiamo in prima pagina, perché questo prodotto è fatto con la scusa, non diciamo in occasione perché poi continuerà, di Expo 2015, dove nella realtà Milano sarà al centro del mondo. Ma Milano vuol dire che le persone che vengono a Milano si fermeranno solo qui? No, gireranno per l'Italia. Quindi Italia da gustare è un prodotto editoriale che nasce perché vuole essere dedicato alla cultura del territorio, quindi a quello che c'è da vedere, al cibo, all'arte, a tutto quello che riguarda anche le buone abitudini, perché forse insegnando che cosa c'è ogni mese che si può utilizzare da mettere sulla tavola per fare pasto, probabilmente gli italiani potrebbero imparare a spendere un po' meglio quando vanno al supermercato. Quindi questa è la nostra ambizione, speriamo di riuscirci. Dovremmo avere dei collaboratori importanti, a incominciare dalla dottoressa Evelina Flacchi, che essendo una nota nutrizionista, presente anche sempre alla prova del cuoco con Antonella Clerici per parlare nel suo spazio di nutrizione e di valori nutrizionali, ha accettato di fare la coordinatrice editoriale di questo progetto. Quindi speriamo di riuscire ad attivare un prodotto che interessi non solo Milano, perché naturalmente il prodotto si estenderà in tutta una serie di altre città importanti, e mettendo in pratica soprattutto il discorso relativo all'intento di raggiungere le persone importanti. Quindi andremo direttamente dalle persone. Ottimo, allora in bocca al lupo e grazie a Carlo Kaufmann. Grazie mille a voi. E termina qui l'appuntamento con riflessioni sul futuro, Scienza per una vita migliore, organizzato e promosso dalla rivista, dal magazine di Milano, e non solo di Milano, diventerà presto nazionale, Milano 24 ore News, ovvero www.24ore, 24 scritto il numero, 24orenews.it. Andate a vedere, andate a visitare questo sito
molto bello, pieno di notizie e informazioni su Milano e non solo. Niente che dirvi, i prossimi appuntamenti saranno a fine ottobre, il 21 ottobre comunicare ieri, oggi e domani, poi a novembre, il 25 novembre la ricerca Saremo più sani e più belli, ma chi lo sa, e poi l'11 dicembre con l'Expo 2015 Il Mondo a Tavola. Dalla Pinacoteca di Brera, da questa stupenda cornice, non smetterò mai a dirlo, grazie a tutti, grazie da Dario Martucci, al prossimo appuntamento.